Salve a tutti amici di Transformers da Just Luca di Autorobo.it e benvenuti in una nuova video recensione di Transformers, anzi no, non nuova, vintage, dato che oggi è giovedì e quindi solita rubrica estemporanea del nostro giovedì, del Throwback Tuesday, dove si parla di roba vecchia. E ancora, già come appunto la scorsa vintage video recensione parlava dei Minibot, dei G1 Minibot, proprio dei primi stagioni dei Transformers, oggi parliamo dopo aver parlato dei piccoli Autobot, parliamo dei piccoli Decepticon, ovvero gli Insecticon, appunto, Mini Insector tra l'altro da noi, i tre, diciamo, più famosi del brand, dato che, adesso spiegheremo, non ci sono solo loro come Insecticon, ma anche ci sono stati gli Insecticon Deluxe. Ma adesso giustamente esponiamo tutto bene questo concetto, anche perché ho voluto fare questa recensione G1 cumulativa, appunto vintage, dei tre Insecticon originali, perché ne sto parlando, ne ho iniziato a parlare l'altro anno con il Legacy Kickback, ho da poco parlato con l'uscita di Shrapnel e a momenti esce, se non è già uscito, appunto il terzo membro del gruppo Bombshell, dov'è? Questo qui, versione Legacy, e quindi giusto dare un minimo di retroterra a questo gruppo di personaggi, dato che magari non ne potevo, per questioni di tempo, non riesco a parlarne nei video dedicati alle versioni nuove Generation. E quindi iniziamo dicendo appunto che gli Insecticon esordiscono nella stagione 1, scusate, mi sono preso due appunti, giusto perché sennò la memoria va un po' a perdersi in tante informazioni. Nella, diciamo, quindicesima episodio della stagione 1, praticamente il penultimo episodio nell'ordine, diciamo, più classico della prima stagione, nell'episodio A Plague of Insecticon, dato che comunque nella prima stagione, oltre ai Transformers, lo sappiamo benissimo, ai Transformers usciti nel 1984, esordivano avevano fatto questi episodi dove presentavano già nuovi personaggi che sarebbero usciti solo nel 1985. Oltre Dinobot, Jetfire e Constructicon, ecco esordire appunto anche e Brutal Shockwave, appunto già visto nel primissimo episodio appunto dei Transformers, esordivano appunto questi tre mini sector da noi in Italia: Insecticon, Kickback, Aatrox, Prudox, Bombshell e Shrapnel, Rantrox, nomi un po' così, anche un po' a casaccio come italiani, però avevano questo discorso della X finale da noi in Italia. E questo gruppo di Insecticon, appunto, nei cartoni animati si dice che sono praticamente sono fuggiti durante la caduta della Nemesis, dell'astronave Decepticon che abbordò l'arca appunto 4 milioni di anni fa. Riescono questi tre appunto Decepticon riescono a scappare in una capsula di salvataggio, atterrati sulla Terra si riformattano degli insetti meccanici, fanno gruppo a sé e fanno talmente gruppo a sé che praticamente poi quando sarà il caso, diciamo, di quando vengono riscoperti da Megatron e dagli altri Decepticon, diciamo non saranno così affezionati alla causa Decepticon, in quanto praticamente saranno una sorta di mercenari che vengono convocati proprio alla bisogna da Megatron e anche parecchio resti a collaborare, pensando più che altro proprio ai propri affari, soprattutto al proprio nutrimento, tra l'altro, dato che sono gli unici Decepticon Transformers che riescono a rifornirsi di energia mangiando materia solida e anche organica, dato che in quanto insetti sono appunto una piaga a livello proprio, come dice il nome dell'episodio, foraggiando appunto
un po' di tutto quello che trovano. E quindi questi sono davvero un gruppo particolare, tra l'altro, un po' quasi un po' come i Dinobot, potremmo dire che anche i Dinobot erano un po', per certi versi, per i fatti loro, erano poco integrati con gli Autobot, diciamo, sono la risposta quasi ai Dinobot a livello di nella fazione dei Decepticon. E praticamente poi ognuno ha la propria caratteristica, il proprio superpotere. Ricordiamoci che i primi Transformers avevano per lo più dei superpoteri, oltre ad essere appunto dei robot meccanici, con tutto un discorso, vabbè, di attrezzi, vari gimmick particolari in quanto robot, per carità, e avevano per lo più tanti avevano dei superpoteri, come ricordiamo ovviamente Mirage che diventava invisibile, Skywarp che si teletrasportava, Kickback di suo, come diciamo, superpotere ha solo il fatto di avere una grossa potenza sui calci, e Shrapnel è quello invece che manipola l'elettricità grazie alle sue antenne, mentre Prudox, scusate, ogni tanto mi salta il nome italiano, Bombshell è quello invece che, grazie al cannone che ha sopra la testa, riesce a sparare queste cerebro capsule che possono manipolare, sparate all'interno appunto del cervello dell'avversario, non solamente robot. E possono controllare i pensieri e fanno appunto diventare dei burattini nelle sue mani le vittime di queste sue cerebro capsule, cosa che ha portato il nostro Prudox qui a essere l'Insecticon, diciamo, più famoso, ecco, che si è visto di più nelle puntate dei cartoni animati e anche nei fumetti, grazie a questa sua caratteristica. Anche se non si sa bene chi dei tre dovrebbe essere il capo, probabilmente. Diciamo, per lo più è Shrapnel il capo, ma anche Prudox ogni tanto pare che sia il capo di questo trio, che comunque, ripeto, è un trio abbastanza atipico. Dicevamo il fatto che questi sono i tre Insecticon piccini, tra l'altro sono stati ristampati, questi sono, non sono vintaggissimi dell'85, ma sono usciti in questa ristampa nel 2004, ristampa Takara dell'epoca, di stampe a libro, queste belle scatole. E infatti appunto i nostri Insecticon originali, diciamo questi qua usciti nel 85, apparsi originariamente anche nel cartone dell'84, avevano la peculiarità di avere dei vani apribili sul petto, trasparenti. Ecco qui. Dove in questo caso particolare all'interno ci troviamo dei cubi, dei piccoli, se escono, ecco, mamma mia, dei piccoli cubi di energon di plastica che appunto erano prerogativa di questa ristampa, e non solo, vabbè, di questa ristampa, ma appunto in questa ristampa e anche nelle altre successive ristampe, se non sbaglio. Di questi tre originali c'era il discorso appunto di metterci di giustificare il vano sul petto mettendoci questi appunto cubi di energon, memore del fatto che nei cartoni animati ne erano appunto, cioè, molte storie ruotavano appunto sul discorso sulla loro voracità per l'energon, sul fatto che si facevano proprio pagare in energon anche, ma appunto il vano sul petto era prerogativa del fatto che erano dei diaclone, quindi questo era semplicemente la cabina di pilotaggio dei Dianauti, i pilotini, sapete, dei Diaclone, che comunque praticamente tutti i vari Transformers originali avevano derivativi, Transformers originali derivativi della linea Diaclone, a differenza dei Microman, avevano appunto il vano della cabina di pilotaggio. E appunto dicevo, i nostri piccoli Insecticon erano effettivamente, alla fine erano relativamente piccoli, possiamo dire di certo più bassi di un Seeker, ok, però come altezza alla fine ho preso
un Autobot, diciamo a caso, alla fine per dire Bombshell è quello più alto fra i tre, arriva quasi all'altezza di un, appunto, di un Mirage, di un Autobot medio, potremmo dire, laddove questi Shrapnel e Kickback sono un attimino più bassi, quindi diciamo, però a guardare appunto i settei, tecnicamente i nostri Insecticon dovevano essere alti quanto, diciamo, una testa in meno almeno di un Autobot medio, alti quasi quanto appunto un Minibot alto, laddove diciamo quale scala erano. Comunque, presi così, diciamo, nella G1, diciamo, questo è un caso di scale abbastanza fedele, riportato poi nei cartoni animati, da quel discorso comunque che vi dicevo nelle recensioni di specifici Generation, hanno fatto comunque, può anche starci il fatto che hanno fatto gli Insecticon alti come dei Deluxe normali, magari forse anche se forse era meglio, che erano più bassi almeno di una testa, ma vabbè. Torniamo, lasciamo perdere i Generation. Piuttosto il discorso è che hanno fatto appunto nel 1985, non erano i soli Insecticon usciti per la linea dei Transformers, dato che hanno fatto, c'erano anche i cosiddetti Insecticon Deluxe, che però avevano in comune il fatto solo di trasformarsi in insetti anche loro, i vari quattro: Venom, Barrage, Chop Shop e Ransack. E avevano appunto solo questo qua in comune, dato che originariamente questi quattro Deluxe erano originari di un'altra, non erano originari di Takara, ma erano di un'altra linea di giocattoli, un altro marchio di giocattoli, la Takatoku, quella rivale dei Takara, perché era quella appunto di Macross, Jetfire, ma anche Whirl e Rodbuster, sì. Vabbè, Rod lui. E quindi purtroppo non sono stati i Minicon, scusatemi, gli Insecticon Deluxe, con la scusa di non poter essere pubblicizzati a dovere per non fare pubblicità a una rivale della casa editrice, della ditta Takara giapponese, appunto, non sono apparsi nei cartoni animati, ma fatalità neanche tanto, non sono apparsi praticamente neanche nei fumetti, cosa che, vabbè, alla fine Rodbuster e Whirl erano comunque apparsi almeno nei fumetti UK, un pochino, ma invece i quattro Insecticon Deluxe non sono apparsi neanche lì. Ed è un po' un peccato, anche se, ripeto, adesso li stanno magari recuperando con i vari Generation, con la scusa che hanno fatto intanto Ransack da Kickback. Adesso vedremo se faranno Chop Shop da Shrapnel, come dicevo. Ma vabbè, quello è il discorso. Torniamo nel vintage, nel G1. Cos'altro dire? Ah sì, che ovviamente dicevo, questi tre avevano questa colorazione, di gruppo, questa colorazione di gruppo nero, viola e argento con tocchi di giallo è stata una esclusiva, diciamo, Transformers, dato che sebbene invece gli Insecticon Deluxe ognuno aveva la propria colorazione, in realtà poi la colorazione originale dei vari Insecticon Diaclone, pre-Insecticon Diaclone, tendevano verso il rosso, sempre il nero, così un tocco di verde per Kickback, se non ricordo male, ma questa colorazione poi è stata ripresa, fatalità, in una esclusiva e hobby sempre di questi stampi qua, giustamente. E gli hanno dato anche dei nomi nuovi, tipo cos'è? Zap Trap, Salvo Sciottollo, viceversa, vabbè, ma chi se ne frega. Se nei cartoni comunque avevano questo ruolo di mercenari estemporanei dai Decepticon, nei fumetti invece esordiscono come Transformers ancora rimasti su Cybertron, arrivano sulla Terra in un secondo momento insieme ai Conned, e diciamo, in un caso un po' eccezionale,
sì, a livello di fumetti, solo nei fumetti si vede nella storia dove sono protagonisti, dove esordiscono gli Aerialbot, nel fumetto dove esordiscono gli Aerialbot, riescono a ridursi di dimensioni a livello di, come degli insetti, diciamo, terrestri, eccezionalmente, diciamo, dato che nei cartoni animati restano degli insetti giganti e basta. Direi che, ah sì, concludiamo questa storia di nostri Insetticon, scusate, dicendo che alla fine i nostri partecipano anche alla famosa battaglia di Autobot City nel film dei Transformers, non ne escono tanto bene, dato che poi vengono espulsi dagli altri Decepticon nella ritirata a bordo di Astro Train, e vengono catturati da Unicron, che insieme ai Thundercracker e Skywarp e Megatron vengono riformattati, e praticamente, se non ricordo male, c'è la diatriba che Bombshell sia in realtà il buon Cyclonus, piuttosto che non Skywarp. O era, aspetta, sì, era lui o era Scourge? Beh, comunque, vabbè. C'è questo discorso che vengono mescolati, insomma, sì, Cyclones era, se non ricordo male, il discorso. Comunque vengono mescolati all'armada, Cyclonus e armada, in senso di, vabbè, no, non l'armada, quello di armada, vabbè. E ai vari sweeps di Scourge, tra l'altro c'è anche proprio un discorso, non si capisce bene nella sceneggiatura. Poi, dato che comunque compaiono lo stesso un paio di episodi di Five Faces of the Darkness, fra l'altro, i Pacing Insecticon, quindi non si capisce bene se erano i cloni degli Insecticon originali, quelli che erano stati formattati, da cui il fatto che gli Sweep comunque sono anche lì un numero imprecisato di cloni di Scourge, Sheriff da noi in Italia, quindi vabbè, un po' di confusione, ma di sicuro si sa che bene o male la fine che fanno loro, diciamo, è quella di diventare praticamente gli sweep, diciamo, tagliando la testa al toro senza andare lì a spaccare i capelli in quattro. Diciamo che alla fine praticamente diventano gli sweep di Scourge, per semplificare un po' le cose che si vedono nel cartone, nel film, insomma, dato che la sceneggiatura era un po' confusa su questi passaggi qui. E questa, diciamo, è la fine che fanno gli Insecticon. Che tra l'altro, scusate, mi ero dimenticato, nel cartone animato hanno questo potere complessivo della clonazione, nel senso che divorando talmente tanti metalli, materiali, eccetera, riescono praticamente a clonarsi, a creare copie di loro stessi, da qui appunto lo sciame degli Insecticon, che poi verrà anche preso nei fumetti IW, questo discorso dello sciame. Ma quello è un altro discorso. Finita questa filippica, diciamo, questa introduzione bella lunga a tutto il discorso di questi Insecticon, andiamo a parlare di modellini e possiamo vedere comunque che come modellini non erano affatto male, erano davvero carini, ben fatti, soprattutto erano poi stati riportati bene a livello, come già accennato, nei vari recensioni di Generation, erano stati riportati abbastanza fedelmente nelle loro versioni in TV, versioni dei sette, le versioni 7, ho visto Bombshell. Oh, cacchio. Kickback. E il buon Shrapnel. Dov'è? Eccolo qua. Tra l'altro qui Shrapnel ha gli occhietti, ma in realtà anche nel cartone animato invece ha il visore come nel giocattolo. E quindi velocemente, visto che li ho già magari Kickback e Shrapnel, li ho già mostrati nelle recensioni di loro generation, ma comunque Kickback alla fine non era, era robottino carino, la testa un po' grande, per carità, molto bello, mi è sempre piaciuto il discorso delle ali qui sopra, così belle dritte sulle spalle, praticamente fra le spalle, aveva eccezionalmente, potremmo dire,
delle chele come braccia, come mani, anche se poi sono state, ecco, lui invece sia stato, gli hanno messo dei pugni normali, ma in realtà avrebbe delle chele come braccia, poteva piegare relativamente i gomiti per il discorso della posabilità, muoveva le braccia, muoveva le gambe soltanto così, erano anche relativamente posabili, ripeto, soprattutto magari anche visto confrontati con gli Autobot che avevano invece per lo più, anzi praticamente tutti, le gambe rigide, quindi a livello erano anche belli un po' più posabili della media. Ecco, la testa poi ruotava per esigenze di trasformazione, e a proposito della tale, comunque era abbastanza semplice, dato che il nostro semplicemente si sdraiava, ruotava appunto la testa, ecco qua, le braccia si dividevano in due per diventare le zampe anteriori e centrali, laddove poi semplicemente le gambe saltavano fuori, le zampe posteriori. In questa maniera abbiamo la nostra cavalletta, che come cavalletta è anche carina, ripeto, è più posabile a momenti proprio del robot stesso grazie alle zampine, belle posabili, le ali presenti, anche le antenne sono mobili, abbiamo detto già la testa si muove appunto. Peccato, vabbè, che si intravede la testa da sotto, ma la si vede ogni tanto anche nel cartone, fatalità che parla con la testa del robot. Diciamo, adesso facciamo la recensione, diciamo, complessiva, poi facciamo velocemente, parlo anche di Shrapnel, ripeto, ne ho appena parlato nella recensione del Generation, anche lui carino, posabile però a livello, sì, di braccia, non di testa, e poteva muovere anche lui le gambe in questa maniera, cosa non richiesta dalla trasformazione, però poteva farlo. E inoltre, invece che Mari non aveva la trasformazione, il movimento rotatorio della testa, però aveva quello del bacino per via della trasformazione, dato che ruota il bacino, si raddrizzano i piedi, le gambe si accorciano. Poi invece però un po' più semplice quella delle braccia, che semplicemente si raddrizzano così. Carino il discorso delle zampe anteriori e centrali, che erano ripiegate un po' sulla schiena, e la testa si nasconde semplicemente tirando su le antenne. E questo è il nostro Insecticon, cervo volante, diciamo, che, come dicevo già nella recensione del Generation, alla fine praticamente è solo un veicolino, insomma, pilotabile, senza chissà quali articolazioni, rispetto invece a un Kickback. Passiamo al Bombshell, anche lui possibilità di alzare le braccia, anche di muoverle un pochino all'indietro, diciamo. Vabbè. Ah sì, scusate, lui è l'unico poi che ha effettivamente i fori sui pugni per l'arma, tra l'altro, mentre gli altri dovevano agganciarsi, non avevano di fori effettivi. Anche lui possibilità di alzare le gambe, ma anche di piegare leggermente le ginocchia, ma proprio leggermente, dato che la trasformazione poi gli fa piegare al contrario le ginocchia, vabbè. Gambe un po' vuote frontalmente per la trasformazione, diciamo, peccato, diciamo, l'unico difetto del nostro. Testa un po' incassata all'interno per via della trasformazione, ma ci si può accomodare un pochino lo stesso. Carino, molto bello il discorso del cannone però sopra la testa, quello sì. Diciamo, sono tutti a modo loro carini come robot, però Mari, il Bombshell è quello un po' più imponente, è quello un po' più grande, fatalità, quindi è anche più definito proprio come robot, potremmo dire, e quindi forse
non fosse per le gambe vuote, se la lotta un po' con Kickback a livello di bellezza del robot, forse magari la testa incassata un po' ne perde, però Kickback aveva il testone, ecco, sto dando un po' di giudizi così alla buona, perché ovviamente sono giocattoli di 40 anni fa, ormai, un mese più, un mese meno. La trasformazione del nostro, intuitiva, è quella del fatto che semplicemente il cannone va a coprire la testa del robot, le gambe qui vanno, quindi però meno articolato rispetto agli altri, però ripeto, notevole lo stesso discorso che avevano le gambe che potevano muoversi a livello di anche frontalmente, le gambe, dicevo, comunque si ripiegano in avanti in questa maniera, formando l'addome dell'insetto, e le braccia qui vanno a ripiegarsi all'indietro sulla schiena, quindi sotto. E questo è il nostro scarabeo, non mi ricordo più cos'era. Sì, forse un scarabeo, adesso non mi ricordo l'esatta denominazione dell'insetto, però carino, anche bello. Vabbè, questa è una cosa a posteriori del simbolone Decepticon, bello grande, poi sull'ampio, torso, parte centrale del torso, che ripeto erano poi le cabine, che però, ecco, fatalità, la cabina qua non riesce ad aprirsi bene se non si può, prima bisogna alzare un pochino anche l'addome, vabbè, se no non si apre bene la cabina, vabbè. Ma nel contesto dei Transformers, questo era abbastanza, dei Transformers Hasbro, era relativo. Carino anche lui, bello compatto come veicolo, diciamo, veicolo, sì, perché comunque avevano anche le ruotine i nostri, quindi cosa non vista poi nei cartoni animati, gli erano proprio dei veicoli, ma poi abbiamo visto che volavano. Però anche lui, diciamo, abbastanza fermacartes, diciamo, dato che di suo poteva solo muovere un po' il cannone frontale, il muso, insomma, la bocca, come si può chiamare. Ah, dovevo un attimo farmi indottrinarmi un pochino su cosa si trasformava esattamente il Bombshell. Vabbè, scusatemi, ma comunque vabbè. Il nostro come scarabeo è carino, anche lui, ripeto, però ecco, come robot, scusate, come insetto pare più piccolo proprio anche. Cioè, siccome il robot era più grande, come scarabeo risulta un po' più compatto, più piccolo. Quindi, però, è carino lo stesso nella sua compattezza. Diciamo, alla fine, allora, sono tutti e tre carini, hanno tutti e tre il loro perché, però magari Kickback e Gioco Forza, un peccato per le chele, anche se sono una parte interessante, diciamo qualcosa di diverso dal solito, anzi, laddove appunto erano tutti per lo più antropomorfi, i vari robot, anche bestiali, ma il fatto che abbia delle chele come mani è una cosa anche particolare, che ci sta sul fatto che sia un insetto, che si trasforma in insetto, quindi diciamo già di mio era mio, ho preferito Kickback, perché sì. Tot motivi, mi piaceva di più, però alla fine direi che forse è proprio il migliore riuscito fra i tre, anche per estetica e resa proprio dell'insetto, laddove, ripeto, questi due sono belli, carini, però molto limitati nel loro essere appunto solo dei veicoli pilotabili, anche se il discorso del pilota non c'è nei Transformers, lo sappiamo, vabbè. Ma comunque hanno il loro fascino, sono carini per l'epoca. Ma hanno avuto il loro, diciamo, le loro puntate nei cartoni e anche nei fumetti, erano stati protagonisti di svariate storie, quindi erano abbastanza popolari per l'epoca. Peccato in Italia non si sono visti, ovviamente. Neanche, cioè, l'ho dato per scontato di dirlo, ma vabbè, ribadiamolo, in Italia non si conoscevano proprio per nulla. Però alla fine erano davvero carini, ai tempi costavano una cavolata, figuriamoci. E quindi deve essere stato davvero, per i bambini dell'epoca che hanno potuto comprarseli, dei begli acquisti da avere, dei bei giocattolini da avere. E oggi, ovviamente, ripeto, abbiamo le versioni resu, sono state ristampate spesso, anzi,
Pardon, scusate, me ne stavo quasi dimenticando. Sono stati, li stanno ristampando proprio in questi mesi nelle versioni della linea retro, mi pare che si chiama retro, la linea nuova che stanno commemorativa anche quella del film del 1986, però le colorazioni sono quelle dei cartoni animati, quindi sono un po' blande, dato che ad esempio non ci sono parti argentate, ma ad esempio plastica grigia, così come anche le parti in plastica trasparente del petto sono appunto plastica gialla normale, così quindi un po' ne perde a livello estetico, però sono più fedeli a come compaiono nei cartoni animati, quindi eventualmente c'è anche quella, anche se sono un po' costosette perché cos'è? Costano quasi 40 dollari. Questi si sa poco più, vi viene la ristampa cosa di Hound e anche un po' di più quelle dei Seeker originali, quindi fate voi qua se conviene prendere quelle versioni là o prendere una recuperare una reissue commemorativa, adesso non mi ricordo se è stata fatta anche per l'Occidente, mi pare di sì, adesso mi ricordo, ma comunque ripeto, se volete recuperarli nella loro versione vintage, ovviamente buon per voi, ma visto che stanno facendo le versioni Generation, già andrebbero bene quelle versioni Core Class, Legend Class uscite, come vi dicevo, durante Prime Wars, la trilogia Prime Wars, in quel periodo lì, andrebbero bene anche quelle, che casomai recupero anche quelle come recensione complessiva, casomai. Non le avevo fatte ai tempi, vabbè, però almeno. Però dicevo, alla fine ci sono sempre i Generation che stanno uscendo in questo periodo, che sono fedelissimi ai cartoni, bei giocattoli deluxe, quindi belli corposi. E se no, ovviamente hanno il loro fascino, anche se devo trattarli un pochino coi guanti, anche se sono reissue di 20 anni fa, giusti, sì. Hanno il loro perché questi tre mini Insector originali, a livello, ripeto, anche sono popolari, molto popolari come personaggi delle prime due stagioni dei Transformers. Dimenticavo, l'episodio più importante dove appaiono poi dopo quello d'esordio è The Insecticon Syndrome, tra l'altro, dove fanno bella mostra di sé, mostra di loro. E quindi, ripeto, ci sono le ristampe, per i personaggi in sé ci sono i Generation, ci sono i Legends Class, che magari la gente si sta, li trovate anche, i collezionisti li rivendono perché appunto stanno uscendo i Legacy. E poi vabbè, ci sarà anche tutto il mercato non ci sono al momento masterpiece ufficiali, quindi di sicuro ci sono versioni svariate dei 3P, neanche dirlo, figuriamoci, ma comunque questi sono i tre originali, eventualmente se volete recuperarli, se no ci sono le reissue degli originali, versione della linea retro, non vorrei sbagliarmi, mi pare che si chiama retro, se no ovviamente il mercato vintage dovreste trovarli ancora, però ovviamente gioco forza, penso che la soluzione migliore sia quella di Generation Legacy del momento, ma ovviamente ripeto, il fascino del vintage è quello particolare del vintage, quindi ovviamente non è la stessa cosa che comprare le versioni moderne, ma poi ognuno ha il suo a livello collezionistico, quindi ovviamente consigliati per il gusto di averli nella collezione in quanto vintage, in quanto comunque molto carini per l'epoca come giocattoli, migliori per certi versi, più snodati, ripeto, di altri Transformers appunto usciti nello stesso periodo, per quanto adori il Mirage, per carità. Grazie quindi per aver visto questa mia video recensione, fatemi sapere cosa ne pensate, cliccate mi piace, condividete, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto poi andate a leggere le recensioni scritte dei Transformers, non le loro, non le ho fatte ovviamente di vintage, di Transformers su vectorcinema.it, dove ci sono soprattutto e non solo i fumetti dei Transformers, e non solo dei Transformers tradotti in italiano, ma soprattutto andate a fare un salto, venite numerosi a trovarci nel gruppo Facebook di TransformersAutorobot.it, il gruppo italiano di fan dei Transformers. Ancora tante buone cose dal vostro Gianluca e ci vediamo alla prossima video recensione. Ciao ciao!